Salve a tutti ragazzi e bentornati su GuideTube. Oggi siamo su questo video sempre per pallavolo e in particolare siamo sul fantavolley.it, che era un sito dove prima dell'inizio del campionato della pallavolo italiana serie A1 fece un video per vedere come si gioca appunto al fantavolley, che è simile al fantacalcio. Da quel video sono passate 6 giornate. Vediamo un po' per non evitare di commettere errori. Sì, 6 giornate e stasera ci dovrebbe essere la settima. E questa è la classifica di tutti i giocatori, giusto? Sì, tutti gli utenti, perché poi ci stanno le classifiche di utenti standard e quelli premium. Ma va bene. In prima posizione ci sta Forasiepi, l'allenatore, con 900 punti. E poi vabbè, altri che non so chi sono. Comunque, i giocatori più forti ci sta Abed Aziz, che non si sembrerebbe, ma comunque sia è iniziato benissimo questo campionato e sembra un giocatore abbastanza forte. Poi Atanasevic, che se non sbaglio avevo già comprato prima dell'inizio del campionato perché ho fatto varie modifiche alla formazione. Ervin Gapet, Anton Oleg, che ero indeciso se sostituire con Russell, perché ho comprato Russell, però adesso non so se sostituire, però per adesso lo lascio così. Ma vediamo subito la classifica, scusate, la mia formazione per la settima giornata. Come libero abbiamo Colaci, poi appunto come opposto ho comprato Abdelaziz, Buti, Ervin Gapet, Russell, Zinger e De Cecco, che ho sostituito con Giannelli, perché all'inizio avevo Giannelli, ma l'ho sostituito con De Cecco. Ah, praticamente da com'era all'inizio la formazione, che se trovo una foto ve la metterò, è cambiata completamente. Come riserva in panchina ho Zaitsev, aggiustiamo un attimo la panchina, Izzo, Marra, Lucarelli, Grozdanov, se si pronuncia così, e poi va bene, Duncan, Tibalt e Marchis. Non sono grandi giocatori, però capite bene che ho una squadra abbastanza costosa e infatti mi sono rimasti solo 22 crediti, cioè non so come aggiustarmi di meglio. Zaitsev non è che sa quanti punti ha fatto, quindi per ora l'ho tolto, infatti non so se vendermi e comprarmi qualcun altro. Comunque si è iniziato da poco, quindi ora vediamo. 509 punti, sì, ho fatto 509 punti e nell'ultima sono andato un po' male, ho fatto 90 punti nella sesta giornata. Infatti dalla sesta giornata ho cambiato un po' squadra, perché prima era abbastanza simile alla prima. Infatti lo mettiamo per vedere i punti, dov'era? Ecco qua, mia squadra. Se vediamo la sesta giornata ho fatto 97 punti. Con Adasemic me ne ha fatti 25, meno male. Osman e Giovandorena, che anche ho venduto per far posto a giocatori che per ora sembrano un po' meglio. Sì, Aaron Russell me ne ha fatti di meno. Infatti se questo scambio tra Giovandorena e Russell non sono molto sicuro che abbia fatto bene, però ora vedremo. A giornata 5, ah, a giornata 5 è anche andata male, vero? 89 punti. Secondo me comprerò di nuovo Giovandorena, ma per quello forse volevo vendere Zaitsev, per farmi più crediti per comprare Giovandorena. Comunque penso che è quello che farò. Andiamo un attimo sulla formazione. Sostituirò Russell con Giovandorena, che dovevo ricomprare nuovamente perché l'ho venduto, ma ora lo ricomprerò. E comprerò venderò Zaitsev e comprerò Giovandorena. Il problema è che non ho momenti di mercato, perché fino a martedì prossimo non posso comprare. Praticamente ogni settimana, se ricordate, ci sono due possibilità di comprare o vendere giocatori e io ho le solite tutte, quindi devo aspettare fino a martedì. O era venerdì, non ricordo se ogni settimana o ogni giornata, mi sa che era ogni settimana, vabbè, ma comunque vedremo. E che dire, fra 2 ore iniziano le partite. Anche se alle 6 ci sta la stessa di Perugia in Champions, e quindi vedo se troverò un modo per guardarla, ma penso proprio di no. E comunque questa, ragazzi, notizia, vediamo se ci dà qualcosa.
No, vincitore della sesta giornata, niente di che. Trofeo Gazzetta, nulla di nuovo. Le quotazioni mi sa che cambiano comunque. Cambiano in base all'andamento dei giocatori. Quindi, se un giocatore va male durante il corso del campionato e tu vuoi venderlo, ti costerà di meno o di più in base a come va. Quindi non è, non, le quotazioni non sono fisse, almeno per quello che ho notato. E ragazzi, questa classifica spero di fare qualche punto in più questa giornata, dato che ho rivoluzionato la squadra completamente da zero. E ragazzi, che dirvi? Iscrivetevi anche voi, soprattutto a Fantaoli, perché se non sbaglio siete ancora in tempo. Sai che questo non so, forse sì. Regolamento, iscrizioni. Non dice niente che, quindi forse siete ancora in tempo. E comunque sia, se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un like, condividere appunto per far conoscere più questo sito e questo gioco anche. E ragazzi, vi ringrazio per la visione e da GadTube è tutto. Bella raga.